Io volevo dire che la vita è stata buona con me, generosa, perché nonostante io non potessi lavorare come ho fatto, il cibo nel piatto c'è sempre stato, perché l'Italia è un grande paese, non lascia soli nessuno. Con me non l'ha fatto. Io ringrazio tutti i governi passati, anche se quest'ultimo governo mi ha abbassato la pensione, è di parecchio anche. Soddisfazione sta nel fatto che io non ho futuro, che il futuro mi aspetta da solo. Con le sigarette. Psicofarmaci. Insomma, sono molto preoccupato. Questo è il mio. Sennò io ero felice di vivere. Quando ero al bar centrale, insomma, mi divertivo, sfottevo, venivo sfottuto. Però non ci andavo e questo mi pesava molto, perché erano belle e io le desideravo, quindi ho rischiato di impazzire. I lavori li avevo trovati, solo che ormai era troppo tardi, troppo esaurito, e poi anche per via di un fattaccio che mi è accaduto, che mi ha fatto perdere la presentazione mentre studiavo il libro. Sì. Insomma, è un po' complicato spiegare una vita fallita.